Adesso scendo. Ho passato la mia vita a cercare di scoprire i segreti di questo mondo. Da dove arrivano le macchine? Come hanno fatto i predecessori a compiere meraviglie simili per poi annientarsi? Una vita di fallimenti. Anno dopo anno, decennio dopo decennio. Solo muri indistruttibili e porte inaccessibili. Salve. Finché una Nora non ha lasciato il selvaggio Est. E ecco fatto. Per lei, i segreti della Terra sono stati messi a nudo. Sospetto che avrai molta più fortuna di me con questa porta. Attendere i dentiscan. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Errore. 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 Stiamo scherzando? Io non sto ridendo. Zitto tu, ci deve essere un modo. Ehi, Elizabeth Sobek qui! Richiedo l'accesso! Accesso richiesto. Funzioni di comando centrale disponibili. Si intende procedere? Certo, apri questa maledetta porta! Analisi. Accesso primario inutilizzabile per errori meccanici. Ventilazione di emergenza in grado di aggirare il blocco. Si intende procedere? Sì. Ventilazione di emergenza autorizzata. No! Ti ho sottovalutato. A questo punto... Immagino non si possa avere questo tutto. Attirerà l'attenzione. Non resteremo solo in questo posto per molto. Noi! L'ultima volta ero io l'unica a rischiare la vita qua giù. Sì, va bene. Ora ti daresti una mossa. C'è molto da imparare e meno tempo del previsto. Benvenuta al progetto Zero Dawn. Zero Dawn... L'abbiamo trovato. Sei davvero così sorpresa? Diagnostica di struttura, rilevati guasti multipli. Tentativo di riparazione. Ma che cos'era questa stanza? Un ingresso, forse? Dai un'occhiata. Si sieda e attenda il suo turno. Una selezione di bevande e snack è a sua disposizione. Una stanza più piccola.
Prego, si rechi in sala proiezioni 1 per un messaggio importante sul motivo della sua visita. Che posto era questo? Un teatro olografico. Dati ZTO1 in tanto. Avvio di produzione. Benvenuto al progetto Zero Dawn. Sono il generale Harris, presidente dei capi di Stato Maggiore degli Stati Uniti d'America. L'avrai sentito dire. Zero Dawn è un programma di superarmi top secret. Il miracolo tecnologico che ci salverà dalla piaga di Faro. Sempre che l'operazione Vittoria Eterna rallenti i robot. Ho diffuso io le indiscrezioni, per questo mi hai sentito parlare. E sono tutte menzogne. Zero Dawn non è un programma di superarmi top secret. E non potrà salvarci. Nulla può farlo. Ecco perché. Quando hanno scoperto l'anomalia, era troppo tardi. Nulla ha potuto fermare la piaga di Faro. Nulla può farlo. I suoi robot continueranno a ripicarsi e a divorare la biosfera. La vita sulla Terra verrà spazzata via. E del pianeta non resterà che una sfera sterile. L'estinzione è ineluttabile. Non importa quanti ne uccidiamo, i robot aumenteranno, esponenzialmente. Coi codici di disattivazione potremmo spegnerli tutti, l'intero sciame. Ma i loro protocolli crittografici usano forme d'onda polifasiche intrecciate e ci vorrebbe un secolo per decifrare un set di codici. Al massimo abbiamo 16 mesi. Troppo poco per poter sopravvivere. Distruggere la biosfera è un'apocalisse da cui non ti difendi stando in un bunker o in una stazione spaziale. Non ci sarà più una terra da riscattare. Solo una roccia morta e tossica con diversi milioni di robot di Faro in letargo. In attesa di cibo. E questa l'orrenda verità dietro all'operazione Vittoria Eterna. Le mie bugie. Bugie pensate per spingere milioni di innocenti a sacrificarsi in battaglia. Perché? Una ragione. Guadagnare tempo per te è il lavoro che svolgerai qui. Lo Zero Day, il giorno in cui la Terra morirà, sta arrivando. È inevitabile. La speranza di Zero Dawn e che dopo segua qualcosa di nuovo. Ma lascerò che sia Elizabeth Sobek a gettare quel raggio di luce nell'oscurità. Passo e chiudo. Non ha alcun senso. La vita sulla Terra non è affatto finita. Ha detto che non si poteva fermare. E invece sì, Elizabeth è riuscita a salvarci. Devo continuare a cercare e scoprire come ci è riuscita. Gheppi. Sono entrati dai condotti. Nulla deve impedirti di scoprire la verità. Sparpagliatevi! Uccidete ciò che si muove! Che posto è questo? Una tomba? Qui vuole parlare? Allora mamma aveva ragione. Prego? Mia madre prendeva la Bibbia molto sul serio. Più di quelli di bolla del Texas. A livello pentecostale. Capitolo preferito? Rivelazione. Beh, non sempre riuscivo a capirla. Probabilmente per via dei suoi discorsi a Vanvera. Quando parlava, era tutto un apocalisse di qua, un lago di fuoco di là. Sempre colpa dei peccatori. A proposito, le dispiace se fumo? Una sigaretta al tabacco? Scusa, dolcezza, sono uno dei gusti classici. Complimenti alla squadra, mi avete trovato. Avevo una taglia sulla testa da 18 mesi. Mente,
Non me ne vergogno. Ho avuto parecchie serpi alle calcagna, ma sono sempre riuscito a farla franca. Come mi avete beccato? Credo che la dottoressa Sobek l'abbia indicata fra i candidati alfa. Sequestro la... Ho sospettato che avesse un debole per me. Ehi, immagino che non abbiate caffè vero in questo posto. Non so, caffè di sangue, cappuccino di guerra... Signor Tate, lei è idoneo a proseguire. Prego, vada. C'è un errore. Non capisco perché mi abbiate portato qui né perché mi mostriate queste cose. So che è già abbastanza da digerire. Nell'area di attesa ero seduta con un Nobel laureato in biofisica e un monaco, credo. Non parlava né inglese né mandarino. È molto strano. E cosa voleva dire il generale Harris? Lo sciame robot, la piaga di Faro. Ho capito che è terribile. Ma davvero non si può fermare? Perché ce lo dite? Ci sono persone a Shanghai, i miei amici, la mia famiglia, si sono già uniti all'operazione Vittoria Eterna. Quindi è inutile, moriremo tutti. Riusciremo a rispondere ad alcune di queste domande. Voglio solo sapere perché sono qui, tutto questo non ha senso. È stata condotta qui per le sue abilità. No, impossibile, sono una storica dell'arte. Conosco i maestri olandesi, la calligrafia giapponese. Oh, Gerhard Richter. Che utilità possono avere? I dati sono precisi, sì. Così queste mostruosità meccaniche non solo uccidono le persone, ma le divorano. Non solo le persone, la materia organica. Ogni forma vivente dissolta in nutrimento. Millenni di evoluzione liquefatti. Il miracolo della vita. Chi è stato? Faro? Maledetto idiota! Dov'è? No, dottore. La prego. Digli che Tom Pike vuole parlargli. Via! Via! Dottore! Basta! Portate Ted Faro
subito qui! Trovata! Sappi però, preso! Bene, siamo troppo vicini per permettere a tribù primitive di fermarci. I punti dati, che cosa contengono? Sono qui con Susanna Alpert, scienziato ambientale. Dottoressa? Come scusi, non stavo... Ho solo detto il suo nome. A cosa pensava, dottoressa? A nulla di quanto detto dal generale, davvero. Ero nella squadra di intervento del CCG Est nel 2051, subito dopo che il secondo terremoto danneggiò il reattore. Sono passati anni, ma me lo sogno ancora. Vedo la zona rossa diffondersi lentamente, così lenta da sembrare una mano che si apre. Lei è stata scelta proprio per il suo coinvolgimento in quell'evento. Sul serio? Interessante, perché è stato un disastro. Laggiù non crescerà più nulla, un fallimento catastrofico. Ma questo è nulla in confronto alla riduzione della biomassa su scala globale. La biosfera e l'idrosfera collasseranno, rendendo la Terra inabitabile ben prima che i robot possano finirci. Vittoria eterna non può farci guadagnare alcun tempo. Quindi è meglio se mi mostrate cos'è realmente Zero Dawn. Sono certo che comprenderà l'urgenza con cui l'abbiamo condotta qui, signora Okino. Capitano Okino, vuole ringraziarmi per non aver opposto resistenza? Dubito che avremmo potuto negoziare una soluzione diplomatica. Quando si trattava del litio del mio paese era sempre uno sciame ad essere mandato a negoziare. Metallurgic International, Comando US Robot. Cambia il nome, ma i robot erano sempre gli stessi. Lei ha un'esperienza notevole nei conflitti fra uomo e robot. Sì, e ho arti prostetici a dimostrarlo. Eppure ho continuato ad affrontare l'errore, nonostante la sfida fosse dura. Guerra informatica. Credevo che Zero Dawn fosse un progetto Manhattan per generare i codici di disattivazione. Con le risorse che avevo ho stimato che decodificare i codici fosse solo uno sforzo inutile. Speravo quasi di essere smentita. Sfortunatamente la sua stima si è rivelata esatta. Come ha detto il vostro generale Harris. Bene, non mi avete portato qui per commiserarmi. C'è altro? Ok, basta con questo mistero. So che state costruendo una nave colonia, è ovvio. Ma non decollerà, letteralmente intendo. Ricorda l'Odissea, quel rottame multinazionale dello spazio in orbita con gli altri detriti dal 57. Un inutile spreco di tempo, mentre a voi servono risultati immediati. Avete idea del genere di sfida che rappresenta creare una nuova nave colonia in tempo?
Per essere chiari, io non lavoro al progetto. Avete idea del ridicolo numero di persone che potrebbe salvare? Questo piano della nave generazionale non ha senso. Lasciate perdere e pensate piuttosto a un progetto di embrionica. Per questo genere di cose servono dimensioni enormi, un sacco di potenza e risorse. E anche se ce la faceste, se la costruiste e la puntaste verso Sirio X, non ci sarebbe spazio per nessuno su quella cosa. La prego di mantenere la calma. Siete tutti pazzi se pensate di andarvene da questo pianeta! Nessuno se ne andrà! Medico? Lavorato in precedenza per la Faro Automated Solutions. Al sistema di autoreplicazione della linea Chariot. Sono venuto qui pensando che fosse una messa in scena. Quando mi avete preso ho pensato, era ora. Ho cercato ogni giorno di nascondere il senso di colpa da quando... Oh. Vuole restare un attimo da solo? No, è che speravo davvero che Zero Dawn fosse un rimedio al mio lavoro. Ne sono stato perfino orgoglioso. Ma Ted sa come vendere un'idea. E nei laboratori, alla luce della creazione, il primo test, quando vedi che capiscono la propria struttura, come ricostruirsi dalla memoria e dalla luce, non esistevano limiti. Oddio, non c'era alcun limite. Dati ZDO2 intatti. Avvio di produzione. Elizabeth Sobek. Hai appreso la brutta notizia. Ed è tutto vero. La piaga di Faro sta divorando la biosfera. La vita è destinata a scomparire. Ma deve essere per forza la fine. E se dessimo all'esistenza un futuro? Se riuscissimo a creare un seme da cui, su un pianeta morto, potesse nascere una nuova vita. È questo qui, lo scopo del progetto Zero Dawn. Creare un sistema di terraformazione intelligente, automatizzato, e ridare origine alla vita dal nulla. Cosa serve a questo sistema? Innanzitutto, una vera IA, capace di prendere trilioni di decisioni necessarie per ricostruire la biosfera. Un guardiano immortale, creato per riportare la vita sulla Terra. Si chiama Gaia. Una madre natura artificiale. Ma questo è solo il fulcro del sistema. Dovrà essere circondata e potenziata da una serie completa di funzioni subordinate. Considerale un'estensione della mente di Gaia, ciascuna con una funzione ben precisa. Non si tratta di vere intelligenze artificiali.
Ma ciò nonostante, queste costituiranno una vera sfida di ingegneria, la più grande che il genere umano abbia mai affrontato prima d'ora. Un hardware che conserva e sviluppa i miliardi di semi ed embrioni da cui la vita avrà un nuovo inizio. La costruzione di strutture sotterranee per custodirli. Ed è soltanto l'inizio. Non dobbiamo costruire l'intero sistema. Il bello di un sistema di terraformazione automatizzato è che è in grado di crearsi da solo. Nei prossimi giorni scoprirai come queste funzioni e le parti su cui lavorerai si incastreranno. La corsa contro il tempo per avviare le procedure di raccolta, scrivere il software, creare tecnologie e strutture. Come lo sigilleremo prima che l'inevitabile si scateni? Ma cosa più importante, scoprirai che questa non è la fine. Che Gaia genererà i codici di attivazione menzionati dal generale Harris e imposterà le antenne per diffonderli, disattivando i robot di Faro per sempre. Che Gaia non solo creerà, ma ideerà qualsiasi robot di cui ha bisogno per svolgere il suo lavoro nei secoli. Dalla decontaminazione dell'atmosfera e dei suoi mari avvelenati, al rinverdimento della Terra con banchi di semi criopreservati, al ripopolamento della fauna terrestre. E poi, quando tutto sarà pronto, che una nuova generazione di umani, generata nei centri culla in tutto il mondo, condividerà Apollo, il vasto archivio di conoscenza umane e conquiste culturali da cui impareranno sul nostro mondo. Ma ben più importante, come non ripetere i nostri errori? Non è un sogno impossibile. Possiamo raggiungerlo se ci daremo da fare e non ci fermeremo di fronte a nulla. La fine della vita è inevitabile. Ma se aiuterai me e Gaia, possiamo darle un futuro. Uniamoci e rendiamo questo futuro una realtà. Quindi, la Terra è stata distrutta e ricostruita? Sì, da una macchina. Una macchina di creazione. È stata Elizabeth. Per la vita, per noi. Ma perché Ade, allora? Se faceva parte di Gaia, perché è finito nei rottami di un robot di Faro? E perché vuole uccidermi? E Apollo, l'archivio della conoscenza, che ne è stato? Sono confuso quanto te. Forse le risposte sono più avanti.